Andrea Cavola, volevamo sapere come nasce questa manifestazione. La manifestazione nasce a seguito delle dichiarazioni dell'assessore Civita che veramente in modo sorprendente e anche contro le leggi già che hanno dichiarato la chiusura di Cupinoro, l'assessore Civita chiede di riaprirla e che è disponibile ad arrivare anche al Consiglio dei Ministri pur di riaprirla. Questo è incredibile perché ci sono delle irregolarità pazzesche, noi stiamo anche con il nostro collegio degli avvocati, andremo anche con delle denunce penali su questo perché abbiamo trovato delle irregolarità clamorose, e oltretutto anche l'Europa che è una direttiva europea che dice che le discariche e inceneritori entro il 2020 devono essere tutte chiuse. Quindi noi anziché andare verso la raccolta differenziata porta a porta e un trattamento dei rifiuti come avviene nei paesi più moderni, noi andiamo in controtendenza. È chiaro che se noi andiamo a leggere il progetto della Regione Ambiente, vediamo che c'è un impianto per trattare 130.000 tonnellate, che è né più né meno, il sospetto viene forte che qui ci si vogliono portare i rifiuti di Roma, oltretutto un progetto che vale oltre 30 milioni di euro, è strano, 30 milioni di euro per queste cose si trovano e non si trovano per la differenziata porta a porta. Noi riteniamo che ci sia qualcosa di veramente poco chiaro. Il Ministero dei Beni Culturali ha già invocato una serie di vincoli di ZPS, di zona protetta, di area protetta di continuità e altri vincoli. Sappiamo che c'è per esempio una necropoli anche sotto Cupinoro, perché si è scelto di andare al Consiglio dei Ministri scavalcando i ministeri dell'ambiente e dei beni culturali? Perché l'eventuale delibera del Consiglio dei Ministri diventerebbe cogente anche in contrasto con la precedente delibera del Ministero dell'Ambiente. Certo, sarebbe anche un caso di conflitto all'interno del governo stesso. Il Consiglio dei Ministri smentirebbe un proprio ministro, ma ripeto, siccome noi abbiamo dei documenti che dimostrano l'irregolarità di questa cosa, anche sulla ZPS qualcuno sostiene che quella non sia ZPS, noi abbiamo dei documenti ufficiali che sostengono l'esatto contrario, ecco perché ci stiamo rivolgendo ad avvocati penalisti. Dalla Comunità Europea la vicepresidente Roberta Angelilli due giorni fa ha presentato un'interrogazione, ma l'Europa potrebbe commissariare Cupinoro, potrebbe oltre a multare bloccare l'apertura di Cupinoro? L'Europa può fare delle delibere, può dare delle indicazioni, ma non ha possibilità di intervento impositivo. Può arrivare a fare delle sanzioni, tant'è che c'è anche adesso un'interrogazione del Parlamento europeo su Cupinoro, fatta proprio dalla vicepresidente Angelilli, che parla di gravissime forzature su Cupinoro. Ecco perché noi diciamo che vanno accesi i riflettori da parte dei cittadini, delle istituzioni, della stampa. È singolare ad esempio, no? Noi non possiamo non rilevare che oggi a questa manifestazione non c'è neanche un sindaco del circondario. Questo dimostra lo scollamento che c'è tra queste persone che probabilmente preferiscono privilegiare equilibri politici con la regione o anche a Viterbo. Noi avevamo previsto per il 31 dicembre la chiusura di Cupinoro, come mai il sindaco Sala ha dato ben 5 mandati sulla gestione della Bracciano Ambiente, ben sapendo che sarebbe dovuta chiudere Cupinoro e quindi la Bracciano Ambiente forse non avrebbe più avuto tutto questo da fare? Qui la risposta diventa difficile e diventa delicata. Io dico che il progetto vale oltre 30 milioni di euro. E le multe dell'Europa a quanto potrebbero ammontare? Ma le multe dell'Europa chi le pagherebbe poi? L'assessore Michele Civita era venuto ad Anguillara dichiarando che al massimo avrebbero fatto un piccolo allargamento di Cupinoro. Dopodiché è andato a Viterbo tranquillizzando i viterbesi che avrebbero ricevuto i nostri rifiuti solo fino ai primi di aprile, quando si sarebbe riaperta Cupinoro. Cosa è cambiato? L'assessore Civita, a seconda di dove va, cambia le proprie dichiarazioni. Noi non possiamo dimenticare che l'assessore Civita è lo stesso che è stato intercettato, non indagato, ma ha
avuto delle intercettazioni telefoniche con l'avvocato Ferroni sui rifiuti, che sono assolutamente inquietanti e che in un paese normale avrebbero portato alle dimissioni il giorno dopo. Quindi è chiaro che l'assessore Civita è all'interno di una logica di discariche e di inceneritori, indegno di un assessore dell'ambiente. Questo non è cura dell'ambiente, è l'esatto contrario. Se non abbiamo capito male, sempre le dichiarazioni dell'assessore Civita, a Cupinoro dovrebbero arrivare degli impianti di trattamento meccanico-biologico già vecchi, che poi dovrebbero essere sostituiti con impianti innovativi. Certo. Perché non si fa subito, non si pensa subito al post gestione della discarica con sistemi virtuosi tipo Capannori, tipo Vedelago? È perché in quegli impianti non si sviluppa l'affare dei rifiuti, che è molto più conveniente per alcune lobby, che avvenga attraverso quel tipo di impianti magari obsoleti, che poi, attenzione, un impianto che tratta 130.000 tonnellate dove le mette quelle tonnellate di rifiuti? Ha bisogno lì vicino di un'altra discarica, ma se Cupinoro è piena, dove le mettono? Ecco la situazione veramente inquietante, è questo che va bloccato immediatamente. Molti turisti e molte agenzie turistiche sono preoccupate dell'incoming di turisti che, arrivando da Civitavecchia, magari passano per Tarquinia, passano per Cerveteri, vengono verso il lago di Bracciano e si trovano davanti la discarica, proprio davanti una tomba che sta all'incrocio per Ceri. Guardi, questa cosa qui è devastante per tutti, è devastante per il turismo, è devastante per l'agricoltura, è devastante per tutto l'indotto che gira attorno a questi fenomeni, ma soprattutto è devastante per la salute dei cittadini. E noi la provocazione che facciamo molto spesso, ma immaginiamo se per un attimo Bracciano, Cerveteri, no, diventassero dei paesi meravigliosi, dove le strade tutte asfaltate, le scuole meravigliose, eccetera, eccetera. Quindi sarebbero dei paesi bellissimi. Ma noi ci vivremmo sopra, sapendo che accanto ci sono delle cose che uccidono i cittadini con i tumori, eccetera. Ma come? Noi stiamo combattendo oggi in Italia le battaglie per l'Ilva di Taranto, per la terra dei fuochi. L'altro giorno si è scoperto che 700.000 cittadini in Abruzzo bevevano acqua inquinata e la Edison lo sapevano da 10 anni. Allora non si può barattare la salute dei cittadini con acqua. Perché, ripeto, se noi avessimo decine di miliardi di euro per trasformare Bracciano, Cerveteri e questi paesi in delle ville meravigliose, piene di fiori, ma a fianco abbiamo queste bombe ecologiche, chi ci vorrebbe vivere? Io e i miei figli non ce li porterei a vivere. Quindi gli allevatori che hanno sede vicino a Cupinoro, le aziende che producono biologico, sarebbero massacrate da questa cosa. Sarebbero destinati a chiudere. Il valore economico degli immobili? Chiaramente crollerebbe, perché ci sarebbe, già ci fu 3 anni fa, quando partì Pizzo del Prete, in molti vendettero la loro casa e il prezzo delle case crollò del 20-30%. È chiaro che con Bracciano sarebbe ancora di più. Riaprendo Cupinoro ed eventualmente nella malaugurata idea in cui portassero anche i rifiuti di Roma, aumenterebbe il traffico pesante sulla 7 Venepalo, che è già crollata ultimamente a causa delle piogge. A Anguillara c'è un progetto già dal 2007 di un altro impianto a biogas. Queste strade come reggerebbero il peso dei camion? Noi crediamo che tutto questo non sia calcolato, non gli interessa nulla. Si deve fare quella cosa, si devono investire 30 milioni, il resto verrà dopo. Ma quello che succede poi in tutta Italia è la devastazione del territorio, no? Le strade che crollano, i costoni che crollano, intanto si costruiscono le cose e poi dopo ci sono i morti e dopo facciamo le cerimonie con quell'ipocrisia dove i sindaci si mettono la fascia tricolore, magari arriverà anche il Presidente del Consiglio. No, noi questo lo vogliamo impedire. Un'ultima domanda, diciamo che la Regione non è riuscita fino ad oggi a rinnovare l'AIA del 2007. A pagina 13 del documento dell'AIA il Comune di Bracciano ha dichiarato falsamente alla Regione che la zona
su cui sta la discarica di Cupinoro non sarebbe assoggettata ad alcun vincolo. Ad alcun vincolo. Qual è la realtà dei fatti? Guardi, io le ho risposto prima. Noi abbiamo organizzato un collegio di avvocati, anche penalisti, e lì vedremo tutto. E chi ha dichiarato il falso pagherà. I vari ricorsi al TAR sono schizofrenia, come ha dichiarato più volte il sindaco Sala? No, non sono schizofrenia. Ricorso al TAR sono cose che bloccano, cioè, tentano di bloccare i lavori, denunciano le cose. Ma noi stiamo perseguendo tutto, dalle azioni politiche a quelle legali, a quelle di lotta, eccetera. Se c'è qualcuno schizofrenico, probabilmente, è proprio chi parla di schizofrenia, no? Di chi magari fa l'ecologista in certi ambiti e poi privilegia gli affari in altri. Quindi il sindaco Sala, prima di parlare di schizofrenia, magari si rivolgesse a un dottore bravo, forse ne ha bisogno lui. Per concludere, quale appello fate come associazione ambientaliste alla Presidenza del Consiglio dei Ministri? Beh, sicuramente di non smentire un proprio ministro, perché è chiaro che si aprirebbe anche un conflitto istituzionale che noi non mancheremmo di rimarcare anche in sede europea. Di indirizzare la Regione Lazio in quello che si erano anche impegnati, quello che dice l'Europa, un nuovo modello di rifiuti. Ok, quindi quale alternativa alla riapertura di Cupinoro o alla riapertura di discariche per superare il problema rifiuti di Roma Capitale? L'alternativa è una sola, è la raccolta differenziata porta a porta. E quando rimane il residuo, quel residuo deve essere trattato con delle organizzazioni tipo il paese di Peverago, e a quel punto rimarrà un residuo minimo, quel residuo minimo viene trattato, diventa inerte e assolutamente inoffensivo. Questo è quanto accade, non è che è poesia questa, accade in città enormi come Los Angeles, nel nord Europa, in Germania, eccetera, quindi non è che non si possa fare. In questi paesi addirittura riarriviamo dalla raccolta differenziata alla materia prima che poi viene rivenduta, e quindi si hanno anche dei profitti da parte dei comuni che l'ha. Perché il rifiuto può essere una risorsa, una ricchezza, se trattato in modo virtuoso. Diventa una grandissima risorsa come discariche e inceneritori, ma è una risorsa per pochi a danno di milioni di cittadini. All'interno di Rifiuti Zero, e qui chiudiamo, ci sono dei conflitti interni su biogas, non biogas, aerobico, anaerobico. Non per quanto riguarda i nostri comitati, noi siamo tutti decisamente contrari al biogas anaerobico, perché anche lì si sviluppa un business dietro, non bisogna essere ipocriti. Il circuito virtuoso prevede l'aerobico perché è quello che fa la natura, parte dalla natura e ritorna alla natura. L'anaerobico è un'ulteriore presa in giro dove dietro si nasconde sempre la lobby dei rifiuti. Grazie.